You got the whole world in your body. Regnante Morea giungono al liceo classico Riani di Corato, 29 nuove leve, nel periodo di massimo splendore della loro acne. Essendo Duce la professoressa Cinzia Di Gennaro, i 29, dopo una breve parentesi nella succursale di questo liceo, vengono trasferiti, per meriti ancora da definire, nella sede centrale dell'illustre liceo. Da sempre dediti alle discipline scientifiche, per la gioia dei loro professori di lettere, i ragazzi, fra uno sciopero e una protesta, si fanno letteralmente in quattro per partecipare al famigerato rally matematico transalpino. E ti classificano primi! Ma non è l'unico trofeo dell'anno. Con il loro metodo scientifico, i ragazzi si conquistano il bottino Tina Tarantini, che arriva salvatrice a colmare le lacune lasciate dalla signora Rosalia. Il nuovo anno è segnato dall'arrivo dell'infingardo e temibile professor Picardi. Giorni lunghi e duri si prospettano per i poveri ragazzi che, accompagnati dalla storia del Manzoni, insegnata dalla zia Mara, meglio conosciuta come zia Amara, cominciano a registrare una lunga serie di perdite. La seconda partecipazione al rally matematico è un fallimento. Le lacune in greco e latino diventano, nonostante gli sforzi maestosi del professor Germinario, pozzi senza fondo dai quali non usciranno mai. La professoressa Di Gennaro è costretta a fare le valigie e a cambiare scuola, non senza lacrime e strazi. Questa è un'esperienza che io ho già vissuto, però questa volta è diversa. Come lei a fare le valigie sono, oltre il dottor Morea, anche due dei 29. E sale al trono la professoressa Angela Ducci. Con lei una ventata di cambiamento, tant'è che giungono col suo arrivo tanti nuovi amici per i nostri ragazzi. I professori Menduni, detto Waco, Ciccioli, detta Tis, Laura, Chiara e non ultima, Sua Eccellenza Giulia Maria, cosiddetta Giulia Beta Portacci. La disperazione è tanta, è proporzionale alla quantità di nuove materie da studiare. Ma i ragazzi, nonostante tutto, hanno ancora un cuore da donare e si fanno volontari per il doposcuola dei bambini che raggiungono ottimi risultati. Forse! Giungono allora ad un anno ricco e particolare. L'inizio dell'anno è segnato dal ritorno travagliato della professoressa Di Gennaro e al suo seguito del giovinotto professor Mauro Carnicella. E già! E lei? Direttamente dal quartiere Ruvese di Trento, libri e sigarette alla mano, lei, la donna di leopardiano pensiero, Anna Pellegrini. È un anno di grandi successi. L'Action Point, che con la pubblicità Progresso e la protezione della beata Laura Castrigno frutta ben 1.000 euro. I concorrenti della bellissima Coppa di Volley si piegano all'unico vincitore e la commedia L'amor fra questo ed altro ha un grande successo e si merita addirittura una riproposizione alla Scala. La gita in Sicilia è incentrata sulla visita delle principali opere artistiche e architettoniche e per ben 8 di loro il viaggio si fa in volo al volo, destinazione Londra. Tutto interrotto da un tragico evento. Lui, il topogito dei nostri cuori, lui, il papà bidontino e coradino, annuncia la sua pensione. Devi Los Angeles e porta a rincazzarlo. Con lei subito Lord, stesse abitudini e stessa passione per il bambino. Nonostante le prime intimidazioni sugli esami di Stato, i ragazzi vivono le loro importanti esperienze didattiche. La gita sulla neve, la ripitturazione dell'aula di arte per la gioia di Chiara e le visite autorizzate di orientamento universitario per la gioia di tutto il consiglio di classe. Ma l'evento dell'anno è l'attesissimo, l'indimenticabile, splendido pranzo dei 100 giorni. Costruttori del futuro, carpentieri del domani, a spianare la nostra strada. Smaltita la sbornia post simulazione della terza prova e dell'esame orale, i ragazzi si esibiscono con una toccante e splendida poesia sul palco dello Young Day. La scuola è finita, non senza piante e strazi, ma sicuri che i laboratori saranno sempre a loro disposizione. L'esame di Stato li attende e a loro volta lo aspettano con una serata davvero emozionante, notte prima degli esami. Passato il terrore degli esami, finalmente si respira aria nuova. I ragazzi si dedicano naturalmente a relax e ad una serata in buona compagnia. L'estate volge al termine, le segreterie universitarie cominciano ad affollarsi. Anche i nostri ragazzi vi si catapultano e fanno la loro scelta. 5 anni! 5 minuti! È una storia che non finisce qui.
Turn out the light. Everybody wanna live your life. Buona vita!